importantissimi. La scuola deve sapere e comprendere cosa accade nella realtà di tutti i giorni, non deve essere avulsa fuori da questo contesto e deve affrontare anche i tanti problemi e pericoli che ci sono. Il tema internet. Internet è uno strumento lodevole, bello, utile, però anche può essere pericoloso. La scuola deve essere cosciente di questa, che è una realtà, deve educare i propri ragazzi all'attenzione e all'utilizzo dello strumento. Non deve demonizzare lo strumento, deve solo accompagnare questi ragazzi insieme ai genitori. Questo noi stiamo facendo, ma lo facciamo non con i funzionari del ministero, con i sottosegretari, ma facendo parlare gli stessi ragazzi, i giovani che raccontano ad altri giovani lo strumento utile ma anche i pericoli. Attenzione ai pericoli, ma utilizziamo bene lo strumento. Ecco, chi subisce bullismo e cyberbullismo è una vittima, ma si tende a considerare altrettanto vittima anche chi il bullismo lo mette in atto. Cosa si può fare per l'uno e cosa si può fare per l'altro? Dobbiamo aiutare tutte e due, dobbiamo aiutare i ragazzi a comprendere che, come tutti gli strumenti, internet può essere un'arma anche di offesa. Quindi attenzione, perché ragazzi, se offendete sarete puniti, e anche duramente puniti, non solo dalla scuola ma dalla giustizia. Dobbiamo però aiutare i ragazzi che stanno subendo in questo momento delle angherie da parte di propri coetanei su internet, magari in maniera nascosta, con una semplice foto o con una frase. Non demonizziamo lo strumento, ma stiamo attenti, e questo lo vogliamo fare insieme agli insegnanti, al mondo della scuola, e attenzione, insieme ai genitori. Chiediamo un senso di responsabilità ai genitori. I genitori sono i primi attori del rapporto educativo dei figli. La scuola collabora e a fianco dei genitori. Se tutti insieme spieghiamo ai nostri ragazzi cosa è bene e cosa è male, anche all'interno del percorso più vasto di internet, facciamo solo un bene ai nostri ragazzi.